Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. E ora che combini? Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Mi avevi promesso di spiegarmi cosa è successo ai tre manici di scopa. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. Ranrock? E tu quando hai visitato la Gringot? Io e il professor Fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago. Una storia pazzesca. Fig aveva questa passaporta. Una passaporta? Per la Gringot? Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì. Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa. E quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio? Assolutamente sì. Il professor Fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Sì. Custodirò il tuo segreto, qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno. Quanto dovrei essere in pensiero per la bibliotecaria? Madama Scribner non tollera attività clandestine tra i suoi preziosi tomi, quindi devi cercare assolutamente di evitarla. Io e lei abbiamo avuto i nostri screzzi, ma riesco a tenerle testa. A te potrebbe non andare altrettanto bene. Che succede se ci scoprono a frugare nel reparto proibito? Saremo messi in punizione, ma ho un paio di consigli che potrebbero tornarti utili. Per prima cosa, evita Pixie il poltergeist. Se c'è una cosa che gli piace, a parte andarsene in giro a far danni, è fare la spia su quelli come noi. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. Evitare Pix, io già un paio di volte lo becco. La vedi? È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo! Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Per evitare il rilevamento nelle aree proibite. Chissà quanto dura. Sarò più silenzioso di un giorno. Le persone vicine percepiranno e indagheranno. Se notato un potente sospetto,
essere sorpresi da una figura d'autorità in casa, il fallimento della missione. Se posso vederti io, anche i prefetti ci riusciranno. Fa attenzione. Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Aspetta, perché ci serve la chiave? Non c'è una magia adatta? Alo Mora, intendi? È così che entravo sempre, prima. Ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti-Alo Mora sulla serratura. Ora l'unico modo è prendere la chiave. Ma non preoccuparti. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. Eccola qui, la chiave. C'è qualcuno? Pix, sei tu? Usa l'incantesimo base senza farti scoprire per attirare le figure d'autorità e nemici verso la posizione desiderata. Ok. Fantasma, non farti vedere. Via libera. Possiamo camminare normalmente. Sarò più silenzioso di un Joppernol. Allora, cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Ebbene, perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No. Abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney al San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando tu. Che di preciso è? Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Posso aprire questo? Okay.
Revelio! Guarda, guarda chi c'è! Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Ai ai ai, ora siete nei guai. Pix, non osare. Faccio la spia. Ah, maledetto Pix. Devo fermarlo, o quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Aspetta, non voglio che ti metti nei guai per me. Ci so fare con gli insegnanti quando si tratta di questioni disciplinari. E poi, adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare quest'armatura. Davvero un posto tenebroso. Lo sapevo, tracce di magia antica. Deve esserci altro da scoprire. Lo sapevo, tracce di magia antica. Deve esserci altro da scoprire. Ecco fatto. Sicuramente rileva il mio passaggio. Sciarpa dei visseranti. Rebecca. Chissà dove conduce. Chissà. Mamma mia, questo pezzo è veramente... Sembra di andare veramente nel reparto proibito. Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere. Sì.
gli attacchi e subendo danni. Le combo di almeno 10 colpi generano un potenziamento di magia antica. Raccogliendoli riempirai notevolmente l'indicatore magia antica e recupererai una piccola quantità di salute. Ok. Quando almeno un segmento del tuo indicatore magia antica è pieno, puoi scatenare i devastanti attacchi con la magia antica che infliggono danni notevoli e spezzano gli incantesimi scudo. Premi LB e RB quando vedi l'avviso sopra la testa di un nemico. Ok, qui non c'è niente. Revelio! Credo si prosegua di qua, ma per andare dove? Ci sono quasi, meglio mantenere la lucidità. Decisamente sì.
Allora era davvero un libro. Ribelli! Desideravate vedermi, Preside Fitzgerald, professor Rackham. Signorina Isidora Morganach, benvenuta. Isidora Morganach. Professor Rookwood, professor Bakar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganach, ieri, dopo la lezione, mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi se riesco a vedere questa magia antica vuol dire che posso usarla? Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganach. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Bene, bene. Il mio personaggio ha un non so che di similitudine con Harry che, prendendo il libro Sebastian. Di Riddle, si ritrova con le stesse... Oddio. Ma come? Ancora una volta nel reparto proibito?
Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Temo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma... Detto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Tu sei intelligente. Non sprecare questo dono. Pix, però... Non c'è nessuno. Sono da solo. Oh, Sebastian. Cosa dirà tuo zio adesso? Thank you.